Il collegio, che fine hanno fatto? Adriano Occulto è diventato un bravo attore del cinema, ha girato diversi film come 3 più 1 giorni per innamorarsi. Jenny, attrice, ha recitato nella fiction Don Matteo e Un passo dal cielo. Alessio è diventato anche organizzatore di feste in discoteca. Dimitri, un bravo influencer. Arianna è diventata influencer. Federico Nobile Filippo, un bravo attore. Filippo Zamparini, attore nel film Aquile Randagie. Giovanni oggi è un attore. Ludovico è diventata influencer e scrittrice. Swami Caputo, uno dei nuovi volti del canale Super. Michelle Cavallaro, influencer e creator di House Talent. Arianna, bravissima e influencer. Federico, attore. Gabriel invece è sbarcato in TV partecipando come concorrente al reality show Big Brother, il grande fratello filippino. Giuseppe, influencer. Maddalena Sarti è una bravissima ballerina. Novanas, cantante col singolo No Ansia. Roberto Mago, influencer e ama lo sport. Terza edizione del collegio. Alice, modella influencer. Beatrice partecipa a programmi televisivi e influencer. Le gemelle Marilu invece sono studentesse universitarie. Giulia, modella attiva sui social. Mattia è seguitissimo sui social. Michelle Cambuzza, influencer, ama lo sport. Nicole Rossi nel 2020 ha partecipato a Pechino Express e l'ha vinto. Passiamo al collegio 4. George Ciupilan è entrata alla caserma, la nuova edizione del GFV. Mario Tricca oggi studia e fa l'influencer. Roberta Zacchero, influencer. Sara Piccioni, influencer. Nella quinta edizione abbiamo Alessandro, che oggi studia e fa l'influencer. Andrea Di Piero, lo vedremo prossimamente nella nuova edizione Kine Express con la professoressa Petolicchio. Giulia Scarano, attrice e ha recitato nel film Ti mangio il cuore. Scognamiglio, cantante e influencer. Simone Bettin, bravo influencer. Sofia Cero continua a studiare in Francia e in Inghilterra. E Davide Vavallà è un bravo influencer. Insomma, il collegio è stato un trampolino di lancio per tanti giovani talenti.